Mobile World Congress 2017, siamo nello spazio di Huawei per presentarvi due dei prodotti più interessanti e soprattutto più acclamati di questa edizione 2017 dell'evento di Barcellona. Parlo di Huawei P10 Plus in questo caso, poi vedremo anche la versione più piccola. Quello che vedete nelle mie mani è il modello Greenery, è uno dei due colori speciali realizzati quest'anno in collaborazione con l'Istituto Pantone. Non lo vedremo immediatamente in Italia, arriverà solo nei prossimi mesi, ma molto carina la soluzione di questo colore con un verde tenue. Vi faccio tra l'altro notare la finitura del retro di questo telefono che è lucida ma non rimangono levitate, quindi molto gradevole al tatto, veramente bello. Forse avrei fatto in colorazione verde anche la parte frontale per un risultato ancora migliore. Abbiamo detto, questo è il 5,5 pollici, quindi il modello Plus, ma lo rimetto al suo posto per mostrarvi invece il modello da 5,2 pollici, il modello normale, in questo caso in colorazione Dazzling Blue, e vi faccio notare che le finiture della parte posteriore sono diverse. In questo caso c'è una zigrinatura che non so se riuscirete a vedere attraverso le immagini della videocamera, che danno un effetto al tatto molto particolare, molto gradevole tra l'altro. Allora, all'interno di questo telefono un Kirin 960, che è un processore molto potente realizzato da Huawei e già utilizzato anche per Mate 9, e poi la fotocamera posteriore con il doppio sensore. In questo caso il sensore in bianco e nero è diventato da 20 megapixel, lo scorso anno invece era da 12, e poi l'altro sensore invece per catturare le immagini a colori. Anche la fotocamera anteriore è stata potenziata, ma quello che vi vorrei mostrare è anche la nuova interfaccia, le MIUI 5.1, che vi dà la possibilità di scegliere tra questa versione del drawer oppure, attraverso le impostazioni, potete semplicemente scegliere di eliminare il cassettino delle applicazioni e avere la classica soluzione invece di Huawei con tutte le applicazioni sullo stesso livello, esattamente come succede per iPhone. C'è un altro dettaglio anche del software che vi faccio notare, che è questo, riguarda il tasto centrale che potete utilizzare, però ho bisogno di aprire delle applicazioni per mostrarvelo. Potete utilizzare, vedete, tenendolo premuto come il tasto con cui si torna nella postazione home, invece facendo uno swipe laterale diventa la gestione del multitasking, oppure facendo invece un tocco semplice si torna indietro di una posizione. Perché ve lo faccio notare? Perché potete scegliere sempre attraverso le applicazioni del telefono di utilizzare il tasto centrale oppure i tasti sullo schermo, quindi potete vedere, scegliere tra il tasto di navigazione centrale oppure sul fatto di avere i tasti a schermo, che vi mostro in questo momento, vedete, hanno fatto apparire questi tre pulsanti direttamente sul display. Se invece non volete occupare parte del display in questo modo, potete scegliere di utilizzare solo il tasto centrale. Bisogna dire che dovremmo stare qui davvero molto tempo per descrivervi tutte le caratteristiche tecniche e soprattutto le soluzioni di software che sono all'interno di Huawei P10, che ha migliorato anche la realizzazione dei selfie, che ha una migliore gestione anche della fotocamera principale e della fotocamera posteriore. Lo faremo nelle prossime settimane quando vedremo più da vicino un oggetto che comunque si presenta come molto interessante. Certo, bisogna sottolineare però ad un prezzo, perché quest'anno Huawei P10 arriverà sul mercato a 699 euro e il modello più grande, questo che vediamo in versione Greenery, e quindi il modello P10 Plus, arriverà addirittura ad un prezzo di 829 euro. La sfida vera, secondo me, da parte di Huawei sarà dimostrare di avere la capacità di sostenere quel tipo di posizionamento di mercato. Potrete rispondere solo voi acquistandoli o meno nei prossimi mesi.